Ciao runner, sono Dario Marchini e oggi vi parlo di Ghost 15 nella versione Green Silence. È l'ammiraglia classica di Brooks con la quale ho corso per qualche chilometro in qualche uscita. Vi racconto com'è andata e le mie prime impressioni di corsa. Ghost 15 Green Silence si caratterizza per processi e materiali a basso impatto ambientale. Brooks è riuscita a costruire una scarpa utilizzando tantissimo materiale riciclato che in questo particolare modello arriva al 39,4% del peso complessivo della scarpa. Ghost 15 Green Silence è una scarpa daily trainer molto tradizionale sia nella costituzione che anche nella corsa. È adatta a tutti i runner con appoggio neutro, ha un drop molto alto di 12 mm, abbastanza classico, è alta 35 mm nella parte del tallone e 23 mm nella parte dell'avampiede. L'intersuola è composta in mescola DNA Loft V2 che è abbastanza secca come sensazione, però protegge molto il piede. La tomaia è composta da un doppio tessuto air mesh ingegnerizzato rinforzato con tecnologia 3D fit print per renderla più strutturata e avvolgere al meglio il piede. La linguetta è imbottita così come il collare che circonda il tallone e la caviglia. L'unico particolare che si discosta dalla versione più tradizionale della Ghost 15 è il peso, che è aumentato di qualche grammo, 287 grammi nella versione classica, mentre nel mio numero US 10,5 è diventato 303 grammi in questa versione Green Silence. La prima impressione di corsa, come già detto, potrebbe essere quello di una scarpa secca. In realtà Ghost 15 Green Silence, come anche la versione più classica, è una scarpa abbastanza protettiva. Nonostante l'intersuola abbastanza alta, si ha una sensibilità molto alta sul piede e soprattutto la struttura della tomaia e della scarpa in generale aiutano a mantenere il piede sempre molto ben legato alla scarpa. Ho notato subito un piccolo difetto in questo modello nelle stringhe che probabilmente o per la tintura o per il materiale con le quali sono costruite risultano un po' plasticose anche al tatto. Le ho allacciate con doppio nodo e più volte mi si sono slacciate. Vedremo con l'andare dei chilometri se il materiale diventerà un po' più morbido e riuscirà a resistere meglio. Dopo i primi chilometri la sensazione è quella di trovarsi davanti a un modello molto classico, adatto a qualsiasi tipo di runner, anche quelli più pesanti, che grazie a questa intersuola probabilmente non affonderanno molto all'interno della scarpa come succede con le mescole più ammortizzate e più nuove. Una calzatura molto classica che probabilmente non è stata volutamente stravolta proprio per non andare a cambiare quelle che sono le caratteristiche che l'hanno fatta amare tantissimo dai runner di tutto il mondo. Ora continuerò a correrci fino ai 150 km canonici. Voi continuate a seguirci sui nostri canali social, web e su YouTube. E ci vediamo presto. Buone corse a tutti!